caloroso del pubblico di Spilimbergo per tutti questi atleti. Grandi ragazzi, grandi ragazze, bocca al lupo, buona gara. Duro, non molare, Io cari. Domani le farò stare domani. Indicazioni a quello che è il centro storico di Spilimbergo. Ci sarà una piccola parte, una per qua la curva è dove discesa, che sarà più il quadro un po' e dopo anche da via quote. E quindi con l'obbligo scatenate l'inferno, Claudio, molla tutto. Ho visto un grande dentro oggi pomeriggio, freschissimo, va al numero 60. Dai numeri, sì, mi ero il primo. 2 km su sentieri e single track. Ma il numero. Lascio il microfono al presidente della Trivium Giuseppe Rossi per l'indicazione. Tanto facciamo una ripresa. Sorridi sui succhi di camera. Non posso chiedere l'applauso da parte del pubblico di Spilimbergo ai protagonisti della Friuli Bike, fatemi sentire l'applauso! Ciao grandi! Buon divertimento! Ragazzi, in partenza ci sono i fotografi, ci sono i cameraman, vogliamo vedere solamente sorrisi! Allora possiamo togliere la fettuccia! Vogliamo vedere solo i nostri sorrisi. Bango, attenzione!
Piano! Sì. La mia bicicletta bella pulita.
punti d'arme. Succede. Gira me, fa il giro largo. Oh mio Dio. Ah, oh, mamma mia. Questo non mi aspettavo. Ah, un po' d'aria, d'acqua fresca. Bella, questa, la scorsa non era. Infatti la scorsa ci si vedeva a sinistra. Ma quello vinto negli affetti. Dopo ti salgo in bicicletta, non è che ti ascoltano qui che te dite. Ah sì, è l'ultima roba che ti passa per la testa. Ho dovuto dopo una discesa con i sassi piccati così. La via è seconda uscita in questo lato. Emilio, è la prima volta sta qua. Occhio! Ok, un po' di discesa per respirare. Oh, è mica prendere la dritta. Di là? Grazie. Beh.
ragazzi, fatevi il certificato medico, ne vale la pena. Non so quante ne farò nell'arco di un anno, forse questa qua sarà l'ultima, però ne vale la pena. Siamo circa a tre quarti di gara. Questi passaggi stretti qua che ti fregano non conoscendoli e ti fanno perdere velocità. ...15 km fatti. E mo? Doppia potenza. Facciamo anche noi, no? Lui sì. Si metto dietro. In modo, sta attaccando. Vai. Porca vacca, se l'ha fatta pedalando e sta in gamba sul serio, perché erano due passaggi stretti veramente. Porca madosca. Porco cane. Tre chilometri.
Grazie. Grazie. Non in mezzo alla strada che stanno passando gli auto. Io poi. Maria. Ti trovo la valvola. Poi ho perso i cambi. Quanto brutto sei? Thank you.
sì, ma sai, col papà è diverso da solo, bravissimo, dai! Doping adesso subito. Ma tu una forbicente da ponte, la borsa, quella su tutto qua, no? Che cosa per il... Ma qua? No, è vero, qua che non fa. Grande! Bello, eh? La fortuna che non è competitiva. No, ti ha piaciuto? È uguale, come sta uguale? Fantastico! Ha un po' di diverso che andare via in compagnia con la figlia domenica, è un po' di brivido. È più una straccata più che altro. Sì. Però sì. Merita, aspetta perché ti cercavi una lama. No, la gola la mano. Ha bisogno del tempo di respirare. 10 minuti. 10 minuti. Come una fregatura agli inizi. No, non mi entrava più, era porti corti. Niente. Fammi un paio di foto, dai. Mi sono sfinito. Scorso era in prima fila, dove arriva. Che impantanata. Che bestia. Adesso comincio a riprendermi. Ti non te l'hai usato i fili di ferro che ti aveva dato. No. Oh no. Grazie. Ecco qua, tutto, bravissimo. Tutto a posto? Tutto a posto, è andata bene, bella era. La prima volta che faccio qualcosa. Bella, eh? Bella. Carlo. Ma no. È l'ultimo dei miei pensieri. Essendo che non ho mai partecipato a niente, era l'ultimo dei miei pensieri. L'importante era andare avanti. L'importante era arrivare. Grazie. No, forse sui primi 20 no. Sì, perché non è ben, aspetta. I primi 25. 40 forse. No? E mi è passato davanti a me la 10 o 15. Sì, no, beh, no, è la prima salita, allora boh, metto il rapporto corto, la faccio. Io poi non m'entra, la corona piccola non entra, si vede un sassetto, sa tutti che cazzo, perché andava bene fino a casa. La cazzo dita non entra più il rapporto. Allora dovevo fermarmi e buttarlo giù a mano, no? Sì. Dopo clac, cascata, boh, finiva la salita, ho ripreso, vedevo che funzionava. Dopo là le sta il tocco quel sottobosco con... Cazzo, le ho fatte tutte, non pensavo, adesso mi copo. No, anche perché è tutto battuto, bello, è qualche puzzanga, ma stava ciappava bene. Prima era tra la discesona e dopo c'era il Dio, poi ho detto devo andare qua, devo andare là, ero da soli. No, ma le frecce. Vedete, vado di via dritta, sì, ma chi se ricorda. Mia, avevo altro da guardare che le frecce, era la strada. Punto, era sul punto che erano le frecce, quelle maratone qua, era a sinistra. Comunque. La mia bella bello. Bicicletta pulita! Questa è mountain bike. La mia bella bicicletta pulita! Questa è da massicci. Che poi c'hai?
Bello. Ah, era qualcuno che pedalava veramente fuori, anche qui col tandem, porca puttana, dobbiamo passare via qua sugli ultimi chilometri. Mi da cazzo di se lei riuscì a fare quei passaggi stretti là col tandem. Però pensa, tanti che fanno. E i boccetti, sì, bravi anche quei. E qui la gamba nella mia 55 anni passai. E pieni di dolore. Guarda, l'allenamento che fai noi altri, sì, sì. Sta bravo. Non pensavo, guarda. Sta proprio bravo. Non pensavo. Ti merita tutti i complimenti. Fate e si fece certificato quei altri, si divertiva anche loro. Sì, sì, perché se dopo te mangia, si fece una pasta asciutta qua, se sono arrivato a me, arrivavo anche quei altri. No, non importa. No, sono contento di aver provato a farla. La prossima che vuoi farla è il 6 maggio in Slovenia. No, in Slovenia no, è troppo. L'hai appena parlato. Ce l'abbiamo fatta. Appena parlato di Trieste. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Un po' di fango. Guarda, ma... lei ancora tu non hai neanche sudato il bestione. Qua. Perché sono andato sul fiume, sul tagliamento. Io poi bellissimo, sciucciunfute. Infatti ero insieme con un altro che era sempre che il ciacolava. Aga. Beh, no, dita. Era caffiale. Sì, era dita, lo so ciacolato tra le mie dita. No, poi altro cane, il fiume, poi mondito, ormai che sei qua, le avevi fatte tutte e facendo questa. Venga, il fiume, io... Fatti, dico, boh, vedendo che passa lui, se casca, mi passo in parte. perché non ti sa mai cosa che l'hai... Non ti sa mai cosa che l'hai in mezzo, perché certe pozzanghere, quelle grosse del Pantan, passo in mezzo o passo in fianco, perché... Sendo che le fa così, ti passi in fianco, te sbrisi, no? Non so, però... Dita, bom bom, vaffanculo, dita, rapporti corti, giù tutto, per mai che vada... Mi faccio un splashdown in diretta. Poi dopo, e dopo li vedo, io poi scende solo anche i scalini, mai fatti i scalini, lì ti apprezzi una B ammortizzata. Comunque la prossima volta devo sbassare un fettino la pressione delle gomme. Due atmosfere e massa. Sì, no, sto Tony che lei partì, ho detto bon bon lo ciappo dopo. Presto o tardi lo ciappo. Sì, 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 hai 21 km. E mi sono io i primi dopo là e via. Perché dopo qualcuno che ha sbusato, qualcuno le ha saputo volare per terra, sì, sì, che ha sbusato. Tre. Sì, sì. Anche da un par di bocce si è tombato. Dopo magari mi avrà anche tornato a ciappare. Perché qui pedalava. Ma te sale quelle curve secche, no? Le Pantan alle opete. Sono arrivati alla di sti live un po'. Mi era giro il terzetto di testa, dopo pian piano mi staccava, passava via uno, penso che in 10 mi ha passato. Mm-hmm. Ti fermi ti mangiare la pasta qua, va a toccare. Che ora che le hai? Il 5. Perché io fai il premio estrazione col biglietto che ti ha. Che biglietto? Ti ha dato il buono e il biglietto rosa. No, lui non mi ha dato un cazzo. Stamattina? No, non mi ha dato niente. Cosa tu? Mi ha dato solo il numero. E basta. Ero il primo, si vede che ne sapeva ancora un cazzo di quel che mi dà. No, dica, si è detto che ha dato il numero. Non mi ricordo. Ti ha dato il buono pasta? No. Va dentro, ti ricordo il numero che ti aveva. Sì, devo guardare sulle fotografie, ma non è un buon, vado a casa, dai, non è un problema. Azione, dipende, mi una volta ho vinto un telaio della bicicletta a Clarence. E tanti anni fa, 20 anni fa, era bei premi, non so che premio. Adesso ti darò una bottiglia di vino, meno bevo. Sì. Quindi lei è anche un insulto alla fine. Dove sta parcheggiare, Claudio? Ah, mi devo parcheggiare la via dei camper. Ah, capito, dove le parcheggi là? Sì, sì, ho detto, sta il posto stamattina che ho trovato lì, anche perché non sapevo. C'è lavaggio bici. C'è anche lavaggio bici. Ben ben, quella me la lavo a casa. Con comodo. Lunedì. Basta, basta. Qui ho bisogno della gomma qua. Vuoi la gomma? Ah, ah, ah. Pensavo, l'avevo visto uno oggi mica il cagnetto, sì, era proprio meglio con me, ma pensavo che scassasse. Io. Sì, no. Seguiamo l'ala. L'aria adesso. Ah, domani deve essere una battaglia infernale.
però pensava a stare là sulla salita, l'ultima salita che aveva fatto, aveva il bicchierio e prendi là, sì, sì. Si la soga là. Ma buon Tony. Oh, in gamba. Ti te va via subito allora. Sì, sì, vado via subito, che cos'è manco, arrivo ad andare a casa a sistemare un fiato. Quasi quasi a casa mia. Stanotte una notte in bianco. Sì? No, non dormivo, mi come sai. Sono a lavorare là. Stefano, due orette, un problema. Dopo sono tornato a casa. Basta, no, no, dormivo, niente, non so perché. È la tensione della gara. Può essere, non lo so. Ah, va bene. Dai, vediamo se riusciamo a convincere il prossimo anno. Buono, signori, per stavolta è tutto.